la storia della diseguaglianza. Allora, se noi la misuriamo rispetto ai 30 gloriosi, quindi 1945 e 1979, però c'è chi dice 75, insomma, quella roba là, i 30 gloriosi, perché sennò sarebbero 34 gloriosi, i 30 gloriosi sono 45-75. I 30 gloriosi hanno visto una riduzione delle diseguaglianze estremamente marcata. Dopodiché la diseguaglianza ha ripreso a salire dopo. Siccome la coincidenza temporale è con i liberisti dichiarati tali, si dice che è il liberismo che ha creato diseguaglianza. Se però uno va a vedere la spesa pubblica negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, con tutti i governi liberisti che ci sono stati, la spesa pubblica è rimasta invariata. Quindi è una retorica questa. Il punto è un altro che adesso vi dico. Se andiamo indietro nel tempo, noi vediamo che la diseguaglianza in alcuni paesi, come negli Stati Uniti, è simile a quella del periodo del Charleston, del grande Gatsby. Quindi si va a una diseguaglianza estremamente marcata. Nel caso europeo non si è tornati nemmeno lontanamente alla diseguaglianza della Belle Époque. La diseguaglianza in Europa è stata compressa dallo Stato sociale, in ultima analisi. Quindi si tratta di capire perché la diseguaglianza sia aumentata, perché lo Stato non si è ritirato, e si tratta di farsi queste domande. Cioè, noi negli Stati Uniti e in Gran Bretagna abbiamo avuto la stessa spesa pubblica, largo circa, però le diseguaglianze sono aumentate. In Europa stessa spesa pubblica, largo circa, con diseguaglianze che sono aumenticchiate, ma non sono minimamente tornate al livello della Belle Époque, mentre negli Stati Uniti sono tornati al livello del grande Gatsby. La diseguaglianza si riduce nel periodo fordista, come si diceva prima, ha ragione che nelle grandi concentrazioni di fabbrica le differenze di reddito sono molto poco marcate, per una serie di ragioni. Perché l'ideologia dominante, perché il sistema. Pensate che negli Stati Uniti, ancora con Eisenhower, quindi negli anni 50, l'aliquota marginale sul reddito arrivava al 70-75%. E la tassa sull'eredità era il 70%. Ed erano gli Stati Uniti. Quindi tutti i luoghi comuni, protestanti, odiano i poveri, 70% di aliquota marginale, 70% di tassa sull'eredità. Quindi saranno stati anche protestanti, ma sembrano più tedeschi. Allora, il mondo fordista aveva scarse differenze di reddito. Dopodiché ha iniziato a sorgere l'economia della conoscenza, i cui tratti non sono molto chiari, come sono chiari i tratti dell'economia basata sull'industria pesante e le grandi concentrazioni di fabbrica. Quello che si sa dell'economia della conoscenza è che sono molto premiati alcuni lavori che sono correlati a un livello di istruzione molto alto. E di conseguenza, quelli che hanno un livello di istruzione molto alto pigliano molti più soldi di quegli altri che hanno un livello di istruzione molto basso. E questo è il primo fenomeno che crea diseguaglianza. Il secondo fenomeno che crea diseguaglianza sono le donne che hanno studiato, l'assertative mating. Siccome le donne che hanno studiato desiderano statisticamente, non sto dicendo che è giusto moralmente o mia cugina non è così, da un punto di vista statistico, le donne che hanno studiato molto preferiscono gli uomini che hanno studiato molto. Quello che succede è che si accoppiano fra persone che guadagnano molto, a differenza di una volta. Su questo ci sono degli studi. Allora, se due si accoppiano e guadagnano entrambi 50.000 euro, fa 100.000 euro. Se due che non hanno studiato si accoppiano e ciascuno guadagna 15.000 euro, fa 30.000 euro. Morale, gli accoppiati ad alta istruzione hanno un reddito che è il triplo. Quindi mandano i figli in giro per il mondo, imparano le lingue, le scuole, l'università, la rava la fa. E questo crea diseguaglianza. Quindi all'origine della diseguaglianza c'è l'economia della conoscenza e diciamo così, l'emancipazione o la liberazione femminile. Per cui le polemiche tipo Soros da solo è più ricco di un intero stato africano sono scemenze, perché così tu non vai a toccare, sono robacce da propaganda, tu non vai a toccare l'origine della diseguaglianza. Bill Gates è ricco perché l'utile della Microsoft è scontato col tasso di interesse. Tasso di interesse basso, più basso il tasso di interesse, maggiore il valore del
Microsoft. Il PIL del Ghana, o anche il PIL italiano, non è mica scontato con un tasso di interesse. Quindi tu confronti un flusso scontato con un flusso e basta. È evidente che se sconti un flusso, questo vale diverse volte un flusso non scontato. Quindi viene fuori che alcuni ricchi sono più ricchi di un paese, ma sono ricchi perché tu risconti il flusso di reddito. Quindi non vuol dire niente dal punto di vista economico. Dal punto di vista economico contano i redditi, anche perché se, come è successo con la Nokia, magari un giorno ti arriva un'innovazione e la Nokia, che era il 40% della borsa finlandese, scompare. E magari un giorno scompaiono anche questi. Quindi il punto non è quanto sono ricchi gli africani poveri. Il punto è che la diseguaglianza si crea sulle differenze di istruzione e sull'assertative mating. Fine, punto. Quindi è lì che bisogna ragionare.